Era una partita col caldo, è una settimana che lavoriamo tanto, quindi le gambe sono ancora pesantissime. Si è visto infatti un secondo tempo dove siamo andati incalando, però sono soddisfatto perché alla fine i ragazzi hanno corso e quella è la cosa più importante. Stiamo provando questo sistema di gioco, stiamo cercando di capire i meccanismi, cercare di arrivare al tiro in porta attraverso il gioco, senza mai buttare la palla. Dobbiamo lavorare, però siamo sulla buona strada e siamo qui per questo. È di Cutolo il gol che decide la prima amichevole dell'Arezzo a Bagno di Romagna, una buona sgambata che ha soddisfatto mister Di Donato, a poche ore dalla notizia di alcuni arrivi, a cominciare dal ritorno del terzino Luca Musti, classe 98, che nel passato campionato partì in Amaranto prima di trasferirsi al Bisceglie, rafforzato il legame con il Parma. Dopo Brunori arriva Valid Khedira, altro 98 nel passato campionato in gol 10 volte con la maglia della Sangiustese in Serie D. Sempre dal Parma arriva il 2000 Simone Madonna, centrocampista. Infine dal Sassuolo Andrea Masetti, esterno sinistro, classe 98. Con la difesa e il centrocampo quasi a posto, l'attenzione è concentrata sull'attacco. Sinceramente non sto pensando a quello perché sto allenando un gruppo che si sta comportando molto bene, è un gruppo armonico e per quanto riguarda il mercato sono in buone mani, quindi non sto pensando assolutamente al mercato. Io sono venuto qui per fare un qualcosa di importante, nella mia vita sono stato sempre ambizioso e penso che ci si possa sempre migliorare, quindi sono venuto qui per migliorare sia me che i ragazzi che l'andamento dello scorso anno. Ma allenare è tutta un'altra cosa, è molto più complicato, molto più complesso, però è bello. Fare l'allenatore secondo me è ancora più bello che fare il calciatore, quindi è una sfida bella da affrontare.